Benvenuti ragazzi allo Shibuya Caffè, ciao Luca. Ciao Chris. Terzo video, terzo appuntamento di questi video che rimandano al video collezione. Assolutamente, oggi guarderemo tutti i manga volume unico che abbiamo. Come ha detto Chris, questo è un rimando al video collezione, perché? Perché se volete guardare tutta la nostra collezione, quindi figure, manga, libri, tutti i gadget, andate a vedervi il video collezione. Quando invece volete vedere cose singole e solo manga, vi potete guardare tranquillamente questi video e sono divisi tutti per categorie. Esattamente, per cui vi diamo qualche consiglio, qualche spunto, se volete recuperarvi qualche manga volume unico, partiamo subito. Vai con la sigla. Qua abbiamo il giardino delle parole. Volume unico della Star Comics. Ricordiamo che sono quei film di Makoto Shinkai, quindi c'è anche il romanzo, c'è anche il film. Questo è il manga, volume unico, molto carino, una storia d'amore tra un insegnante e un ragazzo. Poi abbiamo questo altro volume sempre della Star Comics, ovvero Springlad, che è una storia ambientata nella Londra del 1800, dove il protagonista è questo ladro qua. Qua nell'angolo abbiamo a My Capricorn Friend, che vi ha già fatto vedere Luca. Ci spostiamo un po' sotto nella libreria, andiamo a prendere fuori questo bel volumino qua. Si chiama Devilman Strange Days The Apocalypse. È una storia tratta dal manga Devilman, ovviamente preso a sé stante non è un granché, infatti per me non è stato un granché, probabilmente sarebbe da leggere quando avete letto la serie originale di Devilman. Devilman, vi ricordo, è un demone che entra dentro al corpo di un ragazzo e combatte altri demoni. La storia è molto bella, molto splatter, quindi prima o poi penso che poi il manga originale lo comprerò. Scendiamo sempre di un altro piano e andiamo qua sopra, dove prendiamo fuori di Jiro Taniguchi Tokyo Killers. Allora, a me piacciono quelle storie di killer giapponesi un po' così in stile noir. Questo l'avevo preso perché pensavo che fosse una cosa del genere. In realtà sono un cumulo di storie che non hanno avuto tanto senso per me, quindi Tokyo Killers io lo sconsiglio. Qua due volumi molto interessanti. Allora, il primo è Junji Ito Cat's Diary, che vi ha già fatto vedere Luca tra i suoi volumi unici. A mio parere non è un granché, nel senso che non ha un gran contenuto, a mio parere. E qui una cosa molto carina, cioè Nightmare Before Christmas in versione manga, quindi il film di Nightmare Before Christmas rifatto in versione manga, preso a un Luca Comics un paio di anni fa al prezzo di 4,90 €. Per quel prezzo un bel volumone, davvero. Stavolta la Planet si è superata. Poi qui abbiamo due quiz book, quello di Dragon Ball l'avevamo usato per un video precedente, è uscito anche un altro quiz book di One Piece, non so se lo prenderò perché comunque ho venduto One Piece, quindi non avrebbe molto senso per me prenderlo. E qua abbiamo quattro volumi unici presi dalla raccolta di Taniguchi che usciva in edicola. Io ho recuperato Al tempo di papà, una bella storia piena di ricordi di questo tizio che torna nel suo paese natale al funerale del padre e quindi farà vedere praticamente tutta la vita di lui e suo padre. Qui Il libro del vento, una storia invece ambientata nel Giappone feudale, molto carina. E qua abbiamo due volumi, uno il seguito dell'altro, ovvero Blanca e i cani degli dei, uno è il seguito dell'altro, una storia molto 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 bella dove c'è questo
cane di nome Blanca che è stato modificato geneticamente e i protagonisti dei cani degli dei sono praticamente i due figli di Blanca. Due opere veramente veramente belle che fanno molto pensare e che ti lasciano tanto quando le hai lette. Qua sotto abbiamo Suicide Club, una specie di thriller edito dalla Goen, dove praticamente parla di suicidi, diciamo che per il prezzo che è 7,5 euro, secondo me la storia non vale così tanto. L'edizione invece, sappiamo che la Goen fa delle belle edizioni. Poi abbiamo due romanzi qua, 5 cm al secondo e Your Name. Poi di 5 cm al secondo vi avevo già mostrato il manga in due volumi e qui c'è Your Name. Poi qua di fianco abbiamo due cosine. Allora, primo Memento Mori, cioè la prima opera di Mangaka 96, di cui vi ho già fatto vedere Death Shield. Un'opera carina, un buon inizio secondo me, poi Luca Molinaro ha deciso di passare più che altro alla storia, quindi a lasciare a qualcun altro il lavoro dei disegni. Secondo me è una scelta azzeccata, dai. In due hanno fatto un bel lavoro con Death Shield e abbiamo fatto anche un video recensione, vi ricordo di andarlo a vedere. E poi qua abbiamo uno dei miei più grandi errori, ovvero Abara. È un manga pieno di niente praticamente, cioè solo delle gran scene splatter disegnate anche malissimo, quindi non si capisce nulla. Questa è una perfect edition, cioè erano due volumi raccolti in una, ma non è un granché. Vogliamo parlare, ragazzi, di un altro grande errore degli acquisti di Christian. Qua giù in questo angolo c'è questo volume. Allora, non so se qualcuno di voi lo conosce già facendovelo vedere così, però a me piacciono quelle storie dove ci sono gli Yakuza, quelle storie un po' così di mafia giapponese. E alla fine ho visto questa copertina, uno legge Knights, cosa dice? Vedendo anche questi due qui che potrebbero essere due Yakuza, magari due amici, due compagni degli Yakuza, io l'avevo preso così, l'ho tra l'altro pagato 7,50 euro della Flashbook. E poi arrivo a casa, comincio a leggere, praticamente era una raccolta di storie incentrate sull'amore fra uomini. Bene, siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. Allora, prima di tutto partiamo con questo volume qua, che adesso ve lo prendo fuori, ve lo faccio vedere. Allora, questo l'ho preso a un nerd show di Bologna, Anamorphosis di Shintaro Kago. Allora, pensavo effettivamente che fosse una cosa bella, in realtà alla fine è uno di quei manga che secondo me leggi e non ti lasciano nulla. Una storia tanto surreale quanto brutta, rilegata anche male, secondo me. Insomma, 18 euro spesi malissimo. Questa qui assolutamente non ve la consiglio. Purtroppo non sono neanche riuscito a rivenderla, quindi me la sono dovuta tenere. Però se qualcuno di voi ha letto quel manga e dice che è bello, magari può anche spiegarmi il perché nei commenti, che sarebbe anche carino, magari non l'ho capita io. Piano di sotto abbiamo innanzitutto qua nell'angolo Time Killer, che è praticamente una serie di storie brevi dell'autore di Blue Exorcist, ovviamente da prendere solo se siete degli appassionati di Blue Exorcist o di questa autrice, Kazue Kato. Io l'ho preso così tanto perché volevo dei volumi unici e poi in realtà non sono state un granché come storia. E qua veniamo invece alle cose belle. Allora, per la saga Tetsuya Tsutsui ho preso Dad's Hunt. Praticamente è un volume unico dove narra le vicende di questo ragazzo, che è la stessa persona,
qui era in versione studente, in versione un po' alla GTO, come possiamo vedere, biondo, capelli corti, un teppista, che poi diventa, quando esce dal riformatorio, uno che cerca lavoro, però poi in realtà verrà trascinato dentro questo Dutch Hunt, che è un gioco mortale, quindi una sorta di survival game, e poi vedremo come andrà a finire. Qui invece abbiamo Reset, sempre dello stesso autore. Praticamente tratta la vicenda di questi due ragazzi che partecipano a un'applicazione chiamata Reset, dove dice: la vostra vita è un fallimento, premete Reset. Quindi è sempre un manga che parla di suicidi sostanzialmente. Comunque abbastanza carino, perché ti fa riflettere molto. Poi qui abbiamo Musashi Miyamoto, un manga vecchiotto, ristampato dalla J-Pop da poco, ma comunque un manga vecchiotto, quindi lo stile di disegno è vecchio, e praticamente narra le vicende di Musashi Miyamoto. L'ho preso perché a me piacciono i samurai, piacciono le vicende di Musashi Miyamoto, e questo fumetto racconta la storia di Musashi Miyamoto. Più o meno nei dettagli, più o meno nei dettagli di quel libro che vi avevo già fatto vedere di Eiji Yoshikawa. Quindi vi consiglio di prendere questo se vi piace di leggere magari il libro, oppure di leggere il libro se vi è piaciuto di leggere anche questo, così da avere tutte e due le cose. E poi qui abbiamo un altro volume unico, Confession, di cui io e Luca abbiamo fatto un video. Una storia bella, ambientata su una cima innevata, dove due amici si racconteranno dei segreti, e saranno dei segreti talmente scottanti che poi succederà qualcosa. Un volume unico molto carino, rilegato molto bene, prezzo 7,90 €, questo assolutamente è consigliatissimo. Allora, siamo qua in alto, vi faccio vedere il volume unico più brutto che ho, che è Il Pene del Senpai. Questa è una storia che diciamo che io non ho capito, o diciamo che è proprio brutta. L'edizione va bene, bella, parla di queste ragazze che mutilano i peni dei propri morosi in versione stilizzata. Sì, possiamo trovargli un senso, ma non ce l'ho trovato io. Poi qua accanto invece abbiamo una bella storia, My Capricorn Friend. È un bel manga in stile, diciamo, detective. Succede una cosa all'inizio, a tema bullismo detective. C'è un omicidio all'inizio, c'è un ragazzo bullizzato e c'è la storia di un altro ragazzo che cerca di aiutarlo. Si scopre che poi in realtà probabilmente l'omicida è qualcun altro. Abbiamo fatto una piccola recensione, ve lo consiglio. Quassù ho Bad Company, che è un volume unico della saga di GTO. Prima o poi voglio recuperare tutto GTO, perché il cartone, se volete vederlo, è spettacolare. Si conclude in un modo che non è la conclusione del manga, e prima o poi lo recupero. Accanto a Bad Company GTO abbiamo Shino non sa dire il suo nome. Anche qua abbiamo fatto una recensione, è uno dei nostri primi video, quindi fa un po' schifo. La storia è molto carina, parla di questa ragazza balbuziente, delle sue difficoltà. Secondo me, sempre Shuzo Oshimi l'autore, quindi un ottimo autore, poteva valer la pena farlo in due volumi. Secondo me si poteva approfondire un pochino di più la storia di alcuni personaggi secondari. Qua abbiamo All You Need Is Kill. Christian ve l'ha già mostrato, e ve l'ha mostrato in due volumi. La Planet ha fatto uscire un volume unico. Se vedete, c'è la copertina del primo e del secondo, come fronte e retro, con delle pagine più bianche e un prezzo di copertina di 12,90 €. Non è così male, devo dire la verità, però se prendete questo e lo paragonate, che ne so, al numero 7 di Slam Dunk, che sono fatti uguali con la stessa carta tutto quanto, questo costa 7 €, questo 12,90 €. Però questa è una storia completa e conclusa, conoscendo i prezzi della Planet ci è anche andata bene così. Passiamo accanto e vi mostro I Fiori del Male. Allora, questo è un volume tosto, è un bel volumone J-pop. Hideo Kazaki, Akuno Hana, I Fiori del Male, volume unico da 19 €. È una storia che narra le perversioni dell'animo umano,
soprattutto in tema sessuale. È ambientato in Giappone, dove la casta protegge determinati personaggi. C'è questo tizio che ne fa di ogni. Si seguono le vicende di questa ragazza che viene drogata, stuprata, portata via il marito, e ne succedono di ogni, non solo verso di lei ma verso tanti altri personaggi. E la sessualità è un po' stilizzata, però la vicenda è brutta, per cui dovete essere pronti, ecco, alla storia. Qua accanto passiamo alla Stirpe della Sirena. Questo volume mi fa ridere perché è veramente pessimo, è disintegrato, saltano via le pagine. Veramente non so perché Star Comics l'abbia fatto uscire in questa edizione così becera. Non so se si vede qua che stanno saltando via le pagine. E la storia non è male, è un volume unico di Satoshi Kon, che forse vi sarà più noto per le opere di animazione. Lui era un regista, credo sia morto, per la Umami, la collana Umami, in cui la Star Comics ha fatto uscire varie opere di tanti autori. Ed è una storia ambientata in una periferia giapponese, in una cittadina marittima, dove c'è una leggenda, e una leggenda che in realtà si scopre non essere così tanto una leggenda, ma la verità. La prosperità di questo paesino è dato da un patto che è stato fatto tra le sirene e gli umani. Leggetelo, non è male, l'edizione purtroppo è molto male. Poi abbiamo Giungito Cat Diary, l'unica opera che ho attualmente di Giungito. Non ve la consiglio più di tanto, vi devo dire la verità, ve l'ha mostrata anche Christian. È molto costosa, 12 euro, e secondo me si è divertito l'autore a disegnarla, ma perché parla dei suoi gatti, ma non è granché. Abbiamo Tezuka, vi mostro Barbara e Shinsengumi. Shinsengumi è una bella storia di samurai, ovviamente i disegni sono quelli di Tezuka. E questa è la storia di un giovane che, per vendicare la morte di suo padre, si unisce al corpo scelto Shinsengumi. E Shinsengumi è un corpo scelto di samurai che è esistito davvero. E la storia è interessante, è carina, a noi è piaciuto. Mi sembra che ce l'abbia anche Christian. Poi abbiamo invece Barbara. Lo scrittore Mikura incontra per caso Barbara, una ragazza abbandonata a se stessa e dedita all'alcolismo. Per aiutarla, Mikura decide di occuparsi di lei, affascinato dalla sua natura maledetta. E praticamente questa è una barbona che gliene combina di tutte, però lui torna sempre da lei e lei torna sempre da lui. È una storia malata sull'animo umano e su altre tematiche, non è male. Diciamo che il mio preferito di Tezuka resta i tre Adolf. Qua accanto abbiamo Furuya con la musica di Marie. Vi abbiamo fatto un video recensione di questo volume unico. È veramente un bel volume, è veramente una bella storia, con veramente un bel finale. Questo mondo distopico basato sulla pace tra i popoli, ma questa pace tra i popoli è molto labile ed è mantenuta da questa Marie, da questa dea. Cose che succedono realmente o che succedono nella mente dei personaggi, comunque è molto bello. Andiamo accanto, qui ho Il Giardino delle Parole, questa è la novel. Vi consiglio di guardare il cartone animato, l'anime, perché come per tutte le storie di Makoto Shinkai, la sua vera arte è negli anime, e se volete leggerlo, sì, per carità, si legge bene, ma la storia anime con le musiche, i colori, i disegni di Shinkai vale la pena più, secondo me, della novel. Ok, passiamo di qua, vi faccio vedere i volumi unici che ho qua. Li ho tirati giù per essere a favore di fotocamera. Planetes lo volevo recuperare da tanto, la Planet ha fatto una nuova edizione e l'ho recuperato. In realtà avrei preferito prendere la vecchia versione, che era in tre volumi, comunque di grande formato. Però comunque questo è molto bello, da sedersi alla sedia, appoggiarlo su un tavolo e leggerlo, altrimenti è impossibile. Guardate che belli questi disegni, ci sono anche delle pagine a colori, veramente bella la storia. Poi adesso che SpaceX è andato nello spazio, chissà mai che torni anche di attualità la storia.
Proseguiamo, vi faccio vedere Jiro Taniguchi Skyhawk. Recentemente di Taniguchi è uscita per Repubblica, se non sbaglio, tutta una serie di suoi volumi unici, di sue serie. Questa invece fa parte di una delle vecchie edizioni da 16,90 della Planet con le alette, e la storia mi è piaciuta tanto. Parla di questi due samurai che all'improvviso vengono trapiantati nel Far West e devono mettersi, decidono di mettersi ad aiutare gli indiani d'America che sono messi in difficoltà dall'uomo bianco. E è una bella storia, devo dire, ve la consiglio. A me non dispiace, non è dispiaciuta affatto. Passiamo qua, vi faccio vedere la mia prima volta di Kabi Nagata. Adesso è uscito anche il seguito. È un manga sui generis, cioè un po' strano come è disegnato, come è colorato, ed è l'esperienza di questa ragazza con la sua sessualità. Non sa che tipo di sessualità gli può piacere, che cosa gli può piacere e chi gli può piacere, uomini, donne. Prova ad andare con una prostituta donna, è alla ricerca di se stessa, ed è tutto un po' così stilizzato, per cui più che sul disegno ti concentri sull'essenza. È carino, prima o poi recupero anche il secondo, solo che costano tanto sti volumi. E qua vi mostro invece 5 cm al secondo di Makoto Shinkai. Qua vi dico una cosa, in realtà è più bella la storia della novel rispetto a quella dell'anime. Bellissimi disegni, bellissimi colori, bellissime le musiche del film, però si capisce meglio la storia della novel, quindi guardate tutte e due, leggetevi anche la novel di questo, è carino. Qua su vi mostro Evviva che bello 2019 con lo sketch fatto da Sio, e lo sono fatto fare a Luca Comics, simpatico, lui è simpatico. E qua ci sono tutte le vignette raccolte che ha fatto durante l'anno 2019. Molto simpatico. Sio Scottex, 18 euro. Bene ragazzi, grazie di averci seguito fino qua. Siamo finalmente arrivati alla fine del video manga volumi unici e alla fine della triade dei video che vi abbiamo preparato estrapolandoli dal video collezione. Speriamo di avervi intrattenuto, speriamo che i video vi siano piaciuti, sono sempre presenti sul canale, quindi andateli a consultare sempre per avere sempre nuovi spunti su cosa acquistare, su cosa leggere. Per cui intanto vi rimandiamo al prossimo video, non vi sappiamo ancora dire quale sarà, ma seguiteci perché lo Shibuya Caffè continuerà a farvi tantissimi nuovi video. Quindi un saluto da Chris, da Luca e un saluto dallo Shibuya Caffè. Ciao ragazzi! Tutti.